Chi ha paura del potere sul territorio? Ma credo che non occorra aver paura del potere. Il potere va usato bene in tutti gli ambiti, da quello istituzionale, ma in qualsiasi luogo, in qualsiasi ambito, per costruire il bene comune. Io sono assolutamente convinto che il bene comune debba essere costruito quotidianamente, ogni giorno, non solo dall'istituzione, ma io penso agli imprenditori, penso alle associazioni, penso agli insegnanti che hanno un importante ruolo educativo nella scuola, quindi ognuno esercita una parte di potere, ma se questo potere è esercitato per la costruzione, come dicevo, del bene comune, di una società che possa riconoscere i valori dell'Europa, ecco perché oggi mi sembra importante anche un riferimento al Partito Popolare Europeo, ai valori fondanti dell'Europa, alla storia dell'Europa, alle tradizioni dell'Europa. Questi valori possono aiutarci a creare una società inclusiva e una società proiettata con le grandi sfide del futuro, pensiamo semplicemente all'intelligenza artificiale e a come cambierà la vita di ognuno di noi, con un po' più di ottimismo. Credo che questa iniziativa a cui ho partecipato sia davvero importante, perché oggi anche le comunità locali, anche le realtà come Magenta hanno un nesso diretto e importante con l'Europa. L'Europa davvero sta diventando un ambito di decisione importantissima che, ripeto, arriva poi fino alla vita comune di ogni singolo cittadino e quindi anche di ogni singolo magentino. Il Partito Popolare Europeo è davvero un punto di riferimento importante non solo per l'Europa ma anche per chi fa politica in Italia. Io quindi sono venuto a questa iniziativa promossa dall'onorevole Salini con grande interesse e credo che alcuni partiti in Italia guardino con grande attenzione alla storia, alla tradizione, alle proposte del Partito Popolare Europeo. Tra questi c'è sicuramente Forza Italia ed è stata anche questo uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui ho deciso di tornare a lavorare in Forza Italia e dare una mano a tutti quelli che stanno lavorando all'interno di questo partito.